Ehi là. Che ti prende? St. John, rispondi. Qui caporale St. John, che succede, capitano? Devo chiederti di rientrare subito. Incontriamoci in infermeria. In infermeria? Che succede? C'è stato un incidente. Sto arrivando. Ok, molto bene. Ok, che diavolo. Tenente Whittaker, ci sei? Maledizione, Sara! Rispondi, Sara! Vaffanculo. Oggi ti dai alle spese pazze, eh? Ah, spendaccione. Ah, finalmente si ragiona. Sì, perfetto. Bene, mi farai diventare triliardario. Oggi ti dai alle spese pazze, eh? Ah, spendaccione. Ah, finalmente si ragiona. Sì, ok. Ci vediamo, caporale St. John. A dopo. Caporale St. John. Sergente, felice di vederti. Come va? Ehi. Caporale St. John, apri. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Prima che il mondo sprofondasse in questa merda, molti liquidavano l'ipotesi di una cospirazione globale con una grassa risata. Ma ora non ride più nessuno. Sappiamo cos'è successo ovunque. L'abbiamo visto in India, in Sud America. Il vero mistero riguarda il ruolo svolto dalla trilaterale. Ne avrete sentito parlare? Una ONG che vuole incoraggiare la cooperazione tra Nord America, Europa occidentale e Giappone. In effetti hanno incoraggiato qualcosa. Hanno scelto i paesi da colpire per primi. Ma qualcuno ha tradito l'America. E come dimenticare le Nazioni Unite? Per anni hanno accolto ai loro tavoli i rappresentanti degli stati canaglia. Per quanto ne sappiamo, l'ONU è ancora attiva senza di noi e uno dei nostri vecchi amici ci ha fregato il posto nel Consiglio di Sicurezza. Pensateci. È evidente la mano della Nero, ma qualcuno l'avrà aiutata a scatenare questa guerra. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Chi lo sa, Cope, per una volta potresti avere ragione. Se sapessi le merdate che combinavano alla Cloverdale praticamente dietro casa tua, ti verrebbe un colpo. Stringete i denti, andiamo. Ok, sergente. Ok, e benzina sia. Sì, dovrei riuscire ad aggiustarlo. Sì, signor sergente. A presto, caporale. E non perdere di vista la moto. Ah, caporale St. John.
al cancello. John, rispondi. Qui è il capitano Curi. Ho un lavoro per te. Capitano Curi, all'avamposto di Diamond Lake, giusto? Ricevuto. Via, via. Ehi, che succede? Capitano? Hanno ucciso il dottor Jimenez. Cosa? Quel bastardo. Cristo santo. Gli ha anche tagliato la gola. Ma dov'è Taylor? Lui non ha visto niente. Sono spariti i narcotici. Taylor. È colpa mia. L'ho assegnato all'infermeria. Non intendevo questo. Taylor ha problemi di droga. Lo sapevi? Non importa. Non più. Dick, caporale in comando. Dickon, caporale St. John, piacere di vederti. Ti serve? Io ce l'ho. Ok.
Dick, caporale, ci vediamo. Capitano Curi, rispondi. Caporale St. John a Capitano Curi. Sono qui. Ehi. Però io... Abbiamo già inviato diverse pattuglie. Il colonnello è furioso. Sì, immagino. Occhio da un po'. Il Capitano Jimenez è il nostro unico medico. Senti, Taylor aveva detto di voler raggiungere il rifugio sciistico. Potrei andare a cercarlo lì. Contattami se lo rintracci. Ehi, caporale, il colonnello lo vuole mio. Sì, ricevuto, St. John, chiudo. Ehi, fallo entrare. Al lavoro, gente, dateci dentro. Ok, sergente. Sì, sergente. Caporale, Deacon. Bene, grazie per essere venuto subito. Sembrava urgente, signore. Sì, un altro di noi è finito in ostaggio. Cazzo, sembra che ogni bastardo nel raggio di 10 chilometri non veda l'ora di rapire uno di noi, o della milizia, insomma. Sì, è vero. Ho segnato sulla mappa la sua ultima posizione nota. E sono un ragazzo, St. John. Il soldato Ross, Ethan. Gli ho chiesto di seguire un gruppo di predoni, ma forse era troppo per lui. Ethan Ross, non lo conosco, ma lo riporterò sano e salvo, capitano. Puoi andare e buona fortuna. Muoversi, forza! Puoi correre più veloce di così! Anche mia nonna defunta corre più veloce di così! La mia nonna defunta su una sedia a rotelle ti farebbe mangiare la polvere! Caporale, cosa posso fare? Sergente, sergente! Agli ordini, sergente! Oh, Gesù, hai sentito cosa è successo a Jimenez? Una recluta l'ha sgozzato per rubare delle medicine, pare. Sì, ho saputo. Doc era un bravo uomo. Una volta ho avuto un'infezione al braccio destro. Credevo di perderlo, ma lui l'ha salvato. Mi ha salvato la vita. Sì, Doc era... era un grande. Perché non ti impegni? Perché sei ancora qui? Perché non hai ancora completato il percorso a ostacoli? Ti piace tanto? Vuoi ripeterlo ancora? Accomodati, principessa. Ok, perfetto. Muoversi, forza! Puoi correre più veloce di così. Anche mia nonna defunta corre più veloce di così.
La mia nonna defunta sulla sedia a rotelle ti farebbe mangiare la polvere. Andiamo! Sistemato. Sei mio. Eccoti qui. Arrivo! Campo degli immigrati. Figli di puttana, pensavate di potermi aggredire e passare la liscia?
Perfetto. Bene. Un'altra colonia di PD. Un po' pericoloso, devo bruciarli. Tranquilli, ragazzi. Più tardi torno e finisco di bruciarvi. Un'unità medica mobile. Devo trovare un modo per entrare. Forse lì c'è un altro iniettore. Corrente saltata, ovvio. L'amico generatore è a secco. È sempre a secco.
Altri nidi. Una zona infestata, a giudicare dal TAF. Oh, devo bruciarle dal primo all'ultimo. Credo che tornerò a breve, devo ancora finire di bruciare tutto. Sì, giusto. Qui erano rimasti altri nidi da bruciare. Serviva proprio. A posto. Bene. Go!
Stefano, dai. Cazzo, questo li attirerà verso di me. La giurisdizione federale. Qui vige la legge marziale. È proibito porre resistenza alle forze. Speriamo ci sia qualcosa che valga tutti questi sforzi. Un iniettore. Nel nero si trattavano bene. Non forneremo preavviso. Rispettate le aree indicate. Chi ha un veicolo resta.